Salve a tutti dall'avvocato Maria Savvina Lembo del Foro di Potenza. Innanzitutto io vi voglio ringraziare per il vostro affetto e quindi sono molto contenta che il mio canale dedicato all'esame di avvocato sia così seguito. Ma mi sono resa anche conto che sono anche numerosi i laureati in giurisprudenza e anche gli studenti in giurisprudenza che mi stanno seguendo. Ecco che ho pensato di dedicare anche a loro una lezione metodologica per dare appunto e fornire loro dei consigli sul metodo di studio. Partiamo subito da un dato certo, ovvero le matricole hanno una grandissima difficoltà nella preparazione dei primi esami di diritto, perché naturalmente, oltre al fatto di iniziare a studiare molto tardi e quindi nell'imminenza dell'esame, essi hanno anche la difficoltà di non conoscere naturalmente il linguaggio giuridico, quindi si trovano di fronte a termini e a istituti giuridici, come ad esempio nel diritto privato, piuttosto che nel diritto costituzionale, di cui non hanno alcuna conoscenza. E la difficoltà chiaramente è quella non soltanto dei contenuti, ma anche poi della esposizione degli stessi con un linguaggio che sia giuridico e quindi completamente lontano e diverso dal linguaggio comune. Quindi gli studenti che si iscrivono alla facoltà di giurisprudenza, semmai perché hanno delle difficoltà con le materie scientifiche o perché ritengono che le altre facoltà umanistiche non forniscano successivamente una possibilità di occupazione, molto spesso finiscono poi per abbandonare il corso degli studi e quindi finiscono per non laurearsi. E questo succede soprattutto nel corso dei primi 2 anni e proprio perché c'è un contatto molto impegnativo, molto difficile studiare bene il diritto privato piuttosto che il diritto costituzionale presenta delle difficoltà e soprattutto dovute alla difficoltà di comprensione dei testi di studio, perché chiaramente la lettura deve essere comprensiva. Allora io vi consiglio, diciamo, di studiare, di portare avanti 2 o 3 materie fino alla sessione estiva e chiaramente di dedicare quelle 6 o 7 ore di studio al giorno di tutte le materie, in modo tale da, come dire, avere la possibilità di, non annoiarsi e nello stesso tempo tenere tutto sotto controllo. Quindi, se si riesce a dedicare tutto questo tempo allo studio di tutte le materie parallelamente, si riesce poi anche ad avere il tempo di dedicarsi ai propri hobby e si arriva, diciamo, alla seduta di esame con più tranquillità. Ora, come bisogna studiare? Poiché chiaramente lo studente in giurisprudenza si avvicina ad un linguaggio giuridico che per lui è sconosciuto, io consiglio, nel momento appunto dell'iscrizione alla facoltà di giurisprudenza, di acquistare subito un dizionario giuridico e di studiare sempre con
l'ausilio anche del dizionario della lingua italiana per dare subito, trovare un significato di qualsiasi termine che voi non conosciate e quindi partire con lo studio del manuale che è stato consigliato, diciamo, dal professore della vostra cattedra. Lo studio del manuale deve essere abbinato naturalmente allo studio del codice, quindi in particolare nel caso del diritto privato si dovrà utilizzare il manuale di tipo chiaramente dottrinale e quindi adesso non posso fare dei nomi, ma diciamo quelli che ci sono in circolazione sono tanti, abbinare chiaramente allo studio del codice. Il codice, voi vi chiederete, ma come bisogna studiare sul codice?